L'Arezzo era comunque partito contratto nel primo tempo, averla sbloccata poi vi ha permesso di iniziare a fare il vostro calcio. Sì, dai, diciamo che fino al gol era una partita equilibrata, penso dopo il mio gol meritavamo forse di chiuderla ancora di più del 2-0, poi come c'è già capitato abbiamo subito questa rimonta, però devo dire che oggi non abbiamo sofferto tantissimo queste palle alte buttate davanti, quindi alla fine penso che meritavamo di vincere, però abbiamo pareggiato, ma è uguale perché andiamo avanti e siamo contentissimi. Ecco, adesso passato questo turno è un Arezzo che, come dire, no, non gioca con l'obbligo di dover arrivare fino in fondo, però insomma potete rappresentare davvero magari la sorpresa, anche molti giovani che oggi hanno pagato forse un po' lo scotto dell'esordio nei playoff potrebbero essersi anche liberati mentalmente. Sì, dai, abbiamo rotto il ghiaccio con questi playoff, non era facile, poi il Novara è una squadra espertissima, abituata a fare questo tipo di partite, noi non abbiamo neanche giocato il primo turno, quindi loro venivano già da un approccio a un playoff, dai, però devo dire che la squadra c'è, siamo un gruppo compatto, unito e sognare non costa nulla, quindi noi giocheremo le prossime partite come abbiamo fatto tutta la stagione cercando di ottenere il massimo. Adesso cambia un po' la formula perché sarà doppia sfida e soprattutto si inverte anche il discorso del fatto che campano, quindi partite in casa e poi andate fuori. Sì, però per noi è importante comunque giocare anche la prima in casa perché ci dà una spinta tale da poter affrontare anche quella fuori casa con un altro spirito. I tifosi oggi sono stati fantastici, ci hanno spinto tutta la partita e li ringraziamo veramente. Grazie Fabio. Ciao Fabio, grazie.